Buonasera, per chi non lo sapesse, oggi ricorre il 345° anniversario della nascita di Pietro Giannone. In tempi normali, cioè io organizzavo sempre un convegno, infatti sono stati organizzati da sottoscritto 4 convegni su Pietro Giannone. E volevo dire che praticamente del primo convegno, io già dall'anno scorso ho pronta la pubblicazione che a breve dovrebbe avere luce, cioè a breve dovrebbe essere pubblicata. Io praticamente mi sono fermato a causa del Covid, perché fare un convegno chiaramente in tempo di Covid non mi sarebbe stato permesso, quindi nell'anno scorso purtroppo, che già eravamo in tempo di Covid, né quest'anno è stato possibile praticamente organizzare un convegno su Pietro Giannone, però in questa giornata io ho inteso ricordarlo, perché un personaggio come Pietro Giannone, che è noto in Schitella, non si può dimenticare, anche se purtroppo devo dire che c'è scarso interesse su Pietro Giannone, perché bisognerebbe studiarlo magari di più nelle scuole, farlo conoscere meglio, perché è stato uno dei maggiori illuministi del Settecento a livello proprio europeo. Ritornando, diciamo, a quello che è stato il mio primo convegno nel 2017, io lo organizzai il 17 marzo 2017 e adesso praticamente a breve, come dicevo, gli atti dovrebbero essere pubblicati. A questo convegno partecipai io, Don Francesco Agricola, che penso che sia a Schitella dopo di me la persona che è più interessata alla figura di Pietro Giannone. C'era il vice commissario Maffei, la professoressa Teresa Maria Rossino e Michele Di Carlo di Vieste e Matteo Sina, tutti e due di Vieste. Le tesi su cui noi ci soffermammo furono innanzitutto, furono quelle del ritrovamento della data di morte di Pietro Giannone, cioè io tramite anche un mio amico riuscii a trovare addirittura il documento originale della morte di Pietro Giannone e l'ho pubblicato, praticamente l'ho pubblicato su qualche quotidiano e apparirà anche in questa mia ultima pubblicazione. E io, diciamo, oltre a trovare questa data di morte di Pietro Giannone, ho fatto di più, avevo addirittura praticamente cercato di risalire al posto in cui fosse seppellito Giannone. E tramite una vecchia pubblicazione dell'Ottocento praticamente ci ero andato molto vicino e quindi volevo approfondire le mie indagini in questo senso. Purtroppo contrattai anche il comune di Torino, che purtroppo mi disse che questo non era possibile, perché ritennero, secondo loro, che cioè le mie ipotesi non avevano certezza. Cioè, io la penso diversamente, perché cioè, gli indizi che io gli avevo suggerito erano più che sufficienti, cioè, per me è stato solamente scarso interesse. Io mi auguro che la prossima amministrazione di Torino abbia più interesse in questo senso, perché se fosse ritrovata la tomba in cui è sepolto Pietro Giannone, praticamente anche la città di Torino sarebbe contenta di questo grosso ritrovamento, perché chiaramente come sappiamo Pietro Giannone non è stato diciamo un personaggio importante solo a livello di Schitella, ma è stato un personaggio importante in tutta Europa, perché è stato uno dei maggiori illuministi del Settecento. Allora, ritornando alla pubblicazione, praticamente facciamo delle indagini sulla cittadella e quindi praticamente trovammo che molto probabilmente Pietro Giannone era stato sepolto in un stabile in prossimità della cittadella. Poi chiaramente c'è, per avere la certezza di questo bisognava approfondire delle ricerche che poi furono, come avevo detto, bloccate. Dunque le relazioni praticamente dell'ultimo convegno
si sono fatte e ho iniziato io praticamente per quanto riguarda il cognome di Pietro Giannone. Pietro Giannone, che il cui cognome originale ho scoperto che non era Giannone bensì Giannone. Infatti tramite gli atti parrocchiali della Chiesa Madre sono riuscito a vedere che praticamente i genitori di Pietro Giannone erano nominati come Giannone e non come Giannone. Questo cognome era derivante da Cagnano Varano, e mentre la madre era Lucrezia Micaglia di Peschici. Il cognome Giannone è ancora presente, diciamo, a Cagnano, ed era già presente dal 500. Io ho trovato parecchie testimonianze in merito, e questo sarebbe molto importante perché praticamente alcuni illustri scrittori come il Panzini, diciamo, che aveva ritenuto che il Giannone fosse di origine varese, precisamente dalla città di Bitondo, smentirebbe tutto questo, perché praticamente il Giannone non aveva origini varesi, bensì origini garganiche. Cioè, oltre, diciamo, il cognome del Giannone, poi si è parlato anche praticamente della famiglia del Giannone, di tutte le notizie rivenute sul Giannone, e anche praticamente di uno zio, praticamente è un tale Carlo, che praticamente si sposò con una cittadina di San Marco in Lamis, e quindi è probabile che faceva di cognome Detio, quindi è probabile che anche diciamo a San Marco ci siano dei discendenti di Pietro Giannone per via materna. Altre sorprese che ho trovato sul Giannone erano quelle che erano molto vicini, diciamo, al principe di Schitella. Infatti ho trovato che erano compari addirittura del principe di Schitella, perché ho trovato sempre, diciamo, dagli atti della Chiesa Madre di Schitella, che praticamente il principe battezzò dei fratelli e sorelle di Pietro Giannone, ed ebbe il principe, ho trovato, che ebbe anche delle figlie naturali, diciamo, che di cui non si sapeva niente. Cioè, adesso non voglio entrare nei dettagli perché mi dilungherei troppo, però diciamo queste sono le notizie essenziali di cui ho parlato. Poi c'è stata la relazione di Michele Eugenio Di Carla, che ha parlato del Galliani, un altro contemporaneo Giannone, che diciamo fu anche diciamo molto importante in quel periodo. Però sottolineava il Di Carlo che il diciamo Galliani aveva un carattere diverso da Giannone. Cioè, mentre purtroppo il Giannone praticamente non lesinava il fatto di mandare attacchi alla Chiesa e quindi farsi molti nemici, che poi furono la causa, diciamo, delle sue persecuzioni, del suo vagare per l'Europa, di scappare in continuazione. Poi sappiamo l'epilogo, il triste epilogo che subì il Giannone, che fu carcerato e morì nelle carceri di Torino. I Galliani, pur diciamo affrontando quei temi che erano diciamo nel Settecento, era molto diplomatico, cioè diciamo che diceva le cose a una certa maniera senza farci nemicizia, e c'è questo che diciamo sottolineò, diciamo, l'amico Michele Eugenio Di Carlo, cioè questo aspetto del carattere di Galliani, che pur affrontando quelli che erano i temi in quel periodo, però li affrontava in modo diverso da Giannone, che invece si scagliava e accusava, insomma, la Chiesa. E diciamo che un altro intervento su Pietro Giannone di quel convegno fu quello di Matteo Siena. Matteo Siena si è soffermato soprattutto sulla famiglia a Vieste
di Pietro Giannone, perché come sappiamo una sorella di Pietro Giannone praticamente si sposò a Vieste e quindi praticamente ci ha dato tutte le notizie relative a questa famiglia di Vieste che era imparentata con il Giannone. Altro intervento è stato quello di Don Francesco Agricola, che praticamente ha parlato della religiosità di Pietro Giannone. Cioè, a prima vista sembrerebbe che il Pietro Giannone era un ateo, cioè che non credeva in Dio. Questo però è stato smentito ampiamente, diciamo, dalla relazione di Pietro Giannone, dalla relazione di Don Francesco Agricola, sacerdote, che praticamente che ha detto che invece praticamente Pietro Giannone era molto era credente in Dio, era molto cristiano, prima di morire addirittura si confessò e quindi praticamente prese l'estrema unzione. Ma non solo questo, anche dal rinvenimento di alcune scritte nel carcere di Violence in Francia, che costituiva un castello praticamente che allora apparteneva alla Francia, non all'Italia. Ci sono delle scritte in cui parla, che dice praticamente che lui non negava l'esistenza di Dio. C'è stato pure l'intervento del dottor Maffei, che praticamente ha sottolineato l'importanza che si parli di Giannone per quello che è stato Giannone, è stato già un grande illuminista del nostro Settecento. Cioè, queste sono le notizie principali che a breve praticamente verranno pubblicate sull'ultimo mio libro. Cioè, io per concludere volevo dire che io chiaramente non mi fermerò a fare ricerche sul Giannone, perché sicuramente esistono tantissime altre notizie inedite sul Giannone che non conosciamo, e molto probabilmente ritorneremo anche praticamente sulla ricerca della sua tomba a Torino. Io cercherò, se è possibile, di vedere se riusciamo a trovarla. E chiaramente, come ho detto all'inizio, di questa mia intervista qua sul Giannone, quest'anno abbiamo inteso ricordare il Giannone in questa maniera, parlando un po' di lui senza fare un convegno. Io mi auguro che il prossimo anno praticamente il Covid non ci sia più, e quindi possiamo parlare del Giannone in un altro convegno, a cui sicuramente daremo altre notizie inedite sul Giannone, perché come dicevo, io e Don Francesco, in particolare Don Francesco Agricola, intendiamo ancora trovare ulteriori notizie su Pietro Giannone.